Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Ci rituffiamo nella nostra saga dei talenti sprecati seguendo sempre i vostri suggerimenti, arrivati nei commenti lasciati nei precedenti video, calciatori che promettevano grandi cose ma che non sono riusciti a rispettare del tutto le aspettative più o meno grandi nei loro confronti, per i più disparati motivi. Carattere difficile, personalità non straripante, infortuni che ne hanno limitato le potenzialità nel momento chiave della carriera. Diamo dunque spazio al 21esimo capitolo della nostra saga dei talenti sprecati. Andrea Alberti. Che cosa direbbe l'Andrea di oggi all'Andrea di 18 anni? Sei un C puntini puntini. Si apre così un'intervista al giornale di Brescia di questo talento classe 85 e nativo di Desenzano del Garda. L'esordio a maggiore età neanche compiuta in un Brescia-Roma del 29 settembre 2002. Una sfida che richiama prime volte in Serie A importanti come quella di Francesco Totti, vissuta 10 anni prima nello stesso incrocio di campionato. Attaccante considerato addirittura un predestinato, di presenze in Serie A ne collezionerà soltanto 3. Perché le cose siano andate male tra un prestito e l'altro nelle serie inferiori, lo spiegò lui stesso nella sopracitata intervista. Quando ripenso a quel che poteva essere, non è stato per me ancora rosico. Non ho avuto la testa giusta, ero giovane e sapevo di essere più forte degli altri. Mi basavo su quello e non mi allenavo come avrei dovuto. Poi ci metto anche che magari non ho avuto gli allenatori giusti, il procuratore giusto e che poi insomma non sono nemmeno stato fortunato con gli infortuni, senza dimenticare che mi è stata anche attribuita una certa nomea. Insomma, tante cose non hanno funzionato. La cosa che non ho mai digerito forse è il fatto che il Brescia mi abbia scaricato troppo presto, avevo solo 22 anni, ma è andata così ed è andata decisamente meglio come imprenditore con Alberti, che ha intrapreso con successo l'avventura di un negozio che vende cibi naturali per cani e gatti. Francesco Zanoncelli. Difensore classe 1967, nato a Milano ma cresciuto a Lodi Vecchio, nel Milan ha trascorso la trafila nel settore giovanile fino ad essere lanciato da Fabio Capello nella parte finale del campionato 1986-87. La stagione successiva la gioca sempre nella massima serie, ad Empoli, quasi tutta da titolare, salendo così alla ribalta anche con la maglia della Nazionale Under 21, con la quale gioca 2 europei uscendo ai quarti di finale nel 1988. E in semifinale nel 1990, quando è ormai un veterano con 23 presenze e 2 gol con la maglia degli azzurrini. Quindi viene ceduto al Monza, società in orbita a Milan, ma manca quel salto di qualità che l'avrebbe portato a giocare con una grande e magari anche con la maglia della nazionale maggiore. Le esperienze più significative le vivrà ad Ascoli e Cagliari, accontentandosi di una buona carriera senza guardarsi troppo indietro, pensando a cosa sarebbe potuto succedere se fosse rimasto a Milano con Sacchi nel 1987, iniziando un ciclo leggendario. Da allenatore è salito alla ribalta della cronaca per aver allenato per ben 10 anni in Australia, seguendo la Soccer School Academy del Milan e poi allenando anche a Sydney. Carlo Borghi. Un giocatore che sembrava poter esplodere definitivamente dopo una lunga gavetta. Da giovanissimo gioca a Grosseto, vicino casa, e questo gli permette di prendere le misure con le ruvide ambientazioni delle serie inferiori, tanto che a 22 anni entra nel cuore dei tifosi del Catania, prima di passare nel 1980 a Catanzaro e trovare spazio in Serie A al fianco di Edi Bivi. Il 23 febbraio 1982, quando di anni ne ha già compiuti 24, Azeglio Vicini punta su di lui per provare a scardinare la Scozia negli europei Under 21. È il suo esordio in maglia azzurra, la situazione sembra pronta a un ulteriore salto di qualità, quando nella stagione 1982-83 disputa un buon anno a Torino. 29 presenze e 7 gol in granata. La sliding door della carriera è questa, quando non viene confermato, e ad Ascoli nella stagione successiva non riesce a fare altrettanto bene. Nel 1984, a 26 anni, saluta definitivamente la Serie A per tornare nel
nella sua Catania, piazza che adotta definitivamente questo bomber della Maremma, che non lascerà i colori rosso-azzurri neanche in Serie C. Gianluigi Galbagini. Terzino di Orsi Nuovi, ha cominciato a mettersi in luce in una Cremonese che iniziava a cogliere frutti e ambizioni del presidente Luzzara, che nel 1984 riporterà la squadra in Serie A, dopo un'attesa di oltre mezzo secolo. L'anno della promozione e quello dell'esordio in Serie A lo mettono in luce tra i giovani più promettenti in Italia, tanto da arrivare a esordire anche con la maglia della Nazionale Under 21, allenata da Azeglio Vicini, esordendo il 5 dicembre 1984 nella sfida contro Malta. Il campionato della Cremonese è abbastanza disastroso, ma Galbagini piace e alla fine passa a giocare con la squadra con lo scudetto sul petto nella stagione 1985-86, il Verona. Bagnoli lo sceglie come titolare in Coppa dei Campioni sia nel match di ritorno in Grecia contro il PAOK, sia nell'ottavo di finale contro la Juventus. Ma a febbraio, dopo uno 0-0 contro la Sampdoria, esce dal blocco dei titolari. Il Verona non si conferma e lui nemmeno, a dispetto di un palcoscenico prestigioso nel quale è chiamato a misurarsi. Galbagini passa all'Udinese, afflitta da una pesantissima penalizzazione, sarà il suo canto del cigno. A 23 anni lascia la Serie A, ad appena 26 torna a giocare nella squadra della sua città, l'Orceana, per ritirarsi a 30 anni, ormai frenato anche da molti infortuni. Una parabola bruciatasi prestissimo. Alessandro Frau. Fantasista di Porto Torres, classe 1977, la Torres lo fa esordire in Serie C2 a soli 16 anni e a 21 ha già 120 presenze alle spalle in partite ufficiali di campionato. È il 1998 quando arriva la chiamata della Roma allenata da Zdenek Zeman, una favola dalla tripla chiave di lettura, chiaramente perché si tratta di una big di Serie A che chiama, poi perché è la squadra di Francesco Totti, al quale Frau viene subito accostato in chiave di gemello del comunque altrettanto giovane, all'epoca Pupone, e soprattutto perché il tecnico boemo ha fama di remida con i giovani, col suo 4-3-3 capace di esaltare i talenti offensivi. L'esordio, il 12 settembre 1998, è folgorante. Roma e Salernitana sono sull'1-1 all'Olimpico alla prima giornata di campionato. Cosa succede? Lo racconta lo stesso Frau. Percussione di Alenicev da centrocampo alla tre quarti, puntando verso la porta. Con la difesa della Salernitana schierata, Dimitri scarica per il sottoscritto a fianco. A quel punto non ho tantissime possibilità, essendo marcato ed essendoci traffico intorno a me. L'unica cosa che mi viene in mente è colpire di tacco per Totti che correva dietro di me. Di fatto con quella giocata lo smarco e gli libero lo specchio, tiro dal limite, gol, 2-1. Assist di tacco per Totti all'esordio, si può cominciare meglio? Eppure il talento di Frau si dimostra subito abbastanza acerbo, come lui stesso ammise. Ci sono tante ragioni per cui le cose nel calcio non funzionano, ci vuole un pizzico di fortuna, anche. Io iniziai bene, ma poi l'esperienza con la Roma si concluse dopo 11 presenze complessive, senza mai riuscire a segnare. Difficile capire le ragioni, certo era il mio primo anno a certi livelli, con allenamenti durissimi, anche se ero già abituato in qualche modo. Dalla Roma finisce al Palermo, società all'epoca nell'orbita del presidente Sensi. Poi tanti rientri alla Torres, che resterà la squadra della sua vita, pur non essendo riuscito a ripercorrere le orme di quel Gianfranco Zola, al quale venne accostato moltissime volte nell'estate del suo sbarco nella capitale. E tu ricordi altri nomi che meriterebbero di far parte della saga dei talenti sprecati da inserire in un prossimo capitolo? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!